Buonasera ragazzi, è finalmente arrivato il momento del buon Bruce. Nulla da dire, mazzo Bruce è il T1 contender, è il mazzo che sta vincendo tutto, è il mazzo che sta creando scalpore per i nuovi supporti annunciati di BD03, è il mazzo da battere attualmente, è quello che sta vincendo i tornei. Mazzo Bruce, quindi Dark State versione, diciamo, Violence. Final Rush fino ai primi 2-3 turni non fa tantissimo, e il quarto turno chiude la partita. C'è poco da dire, fa attacchi tantissimi, attacchi grossi, comba tantissimo e niente. Mazzo che vedremo meglio cosa farà mentre ne parliamo, ma è il mazzo che, se volete giocarvi adesso, preparatevi ad affrontare se volete vincere un torneo di quelli grossi, perché lo troverete di sicuro contro di voi, almeno non so nella mia versione, ma questa è la versione del Team Ombra. Partiamo, starter, giochiamo quello generico, in questo caso è Mark. Se partiamo per secondi, peschiamo una carta, quando ci vediamo sopra, non c'è niente da dire. Andiamo avanti e troviamo il G1, che è il nostro bellissimo Steve, allora, anche qua la red line di Bruce di per sé non è formidabile, ma è l'unica che abbiamo a disposizione, non c'è niente da dire. Sarebbe, se non avessi il fatto che dovessi raidare Baro Magnes, avrei giocato preferibilmente quella di Baro. Devo dirvelo qua dei denti stretti, però purtroppo funziona così. Cosa succede? Comunque Steve, quando viene raidato, noi possiamo, quando gli raidiamo sopra, noi possiamo tirare fuori una carta all'anima, metterla in retro e fare Soul Charge. In pratica la strategia di base è: facciamo raid di Steve su Mark, Mark va fuori, Soul Charge, e siamo fatti in più uno in campo, che in realtà non sarà un più uno, vedremo dopo. E abbiamo fatto più in anima. Questo mazzo ha bisogno di arrivare a 5 carte in anima, perché funziona con l'anima. Dopodiché, giusto per far vedere perché non abbiamo bisogno, cioè in realtà non sta fuori lo starter, abbiamo Richard. Richard dice che quando lo raidiamo scegliamo una carta dal nostro campo, il nostro retro, la scarichiamo in anima e peschiamo una carta. Strategia della raid line: ho Mark, chiamo Steve, Steve manda fuori Mark, raido Richard, Richard rimanda dentro Steve, rimanda dentro Mark, peschiamo uno. In pratica, con questa red line qua, ci siamo fatti un più uno in anima e un più uno in mano, basta. Tutto quello che fa sta red line. Non vi ho detto gli effetti, giustamente in retro loro due è uguale, in final rush prendono più 5, ma intanto in retro queste carte non le giocheremo. E poi giochiamo il bestione finale, ovvero il nostro Violence Bruce. Violence Bruce, effetto: all'inizio della nostra fase principale entriamo in Final Rush. Final Rush è uno stato che guadagniamo noi come giocatore, che niente, ci fa partire gli effetti di questo mazzo qua. All'inizio della fase principale, all'inizio della fase di convocazione, che vuol dire che parte a turno 4, perché deve essere già giù Bruce quando lo facciamo. E il secondo effetto di Bruce, quando attacca, siamo in Final Rush, Soul Blast 5, estendiamo due retro. In pratica il suo concetto è, scusate, stiamo letti in front row, in pratica 5 attacchi in un turno e 5 attacchi grossi, andremo a vedere tra poco il perché. Raid line molto base, molto generica, non è fortissima, però è quella che possiamo permetterci, visto che non ne sono uscite altre. Guardiamo subito i G3, completiamo il 3x dei Bruce per fare Persona Raid. In questo mazzo Persona Raid sarebbe anche 8 volte di più, visto che dare 10.000 alla front in un mazzo che risveglia la front, direi che no, non c'è niente da dire. Lo giochiamo per il Final Rush, sì, scusatemi, per la Persona Raid. E poi giochiamo Marjorie, il 4x. Marjorie è una carta che in questo mazzo serve tanto, sia per scatenare combo, sia perché comunque è utile. Quando attacca, se siamo in Final Rush, possiamo caricare una nostra retro in anima per fare un Soul Charge, pescare una carta e Marjorie prende più 10. Ci permette di fare due attacchi da 23.000, ci fa pescare uno, ci mette una carta in anima in più dal campo in modo da poter attivare Bruce e ci libera uno spazio, cosa che non è così stupida. E vedremo presto perché ci serve questo spazio libero. Lo vedremo arrivati a G2. Marjorie serve a questo: picchiare forte e comunque caricarci un po' anima per il buon Bruce. Gradi 1. Sentinelle da busta. Solito discorso: quando lo giochiamo nel cerchio del guardiano,
pariamo l'attacco, se abbiamo due o più scattiamo uno. Sentinella, classica, che fa qualcosa in più della normale, quindi perché dovrei giocare nella normale quando ho la stessa carta, solo un pelettino più forte. Dopo, 4 per del Doggo. La gente lo gioca in meno per dare più spazio a Protob, e effettivamente penso che lo farò anch'io, però per adesso mi sto trovando molto meglio perché comunque anche lui mi libera il suo spazio, tra virgolette. Quando attacca, quando supporta, se siamo in Final Rush, lo carichiamo in anima da più 10.000 anno retro. Il suo concetto è attaccare subito con lui, supportando quando caricare l'anima e quindi darci più spazio per il buon Bruce, ma soprattutto dare 10.000. È una carta che si attacca due volte. È come se dici 10.000 e non solo 10, come se dici 20.000 e non solo 10.000. Dopo, una sfilza di carte in due per, il due per di Protob. Voglio cercare di trovare a portarlo in più, però per ora cioè le altre carte mi sto trovando bene, quindi voglio tenerlo giocato in due. Protob dice che quando ha supportato, che ha supportato, se siamo in Final Rush, Counterblast 1, spediamo una retro in anima per andarci a prendere in mano una qualunque carta all'anima. Andiamo a riprenderci Bruce, abbiamo fatto persona ride per Evelyn il turno dopo, andiamo a prenderci un pezzo che ci serve, ma soprattutto liberiamo lo spazio per Leonard, che sarebbe quello che ci permette di fare molti molti attacchi in un turno. Però per adesso purtroppo non ho trovato spazio. Oddio, queste quattro carte che stanno per arrivare possono tranquillamente essere tolte per Protob per mettere il terzo, però per ora, per motivi di stabilità, ho preferito non giocarne di più. Infatti gioco ancora il 2 per dell'Acrobat, perché quando attacca, cioè quando supporta, se abbiamo un Vanguard con Diabolus, Valor, Bruce, lo chargiamo uno, se siamo in Final Rush lo chargiamo un'altra. Può essere quella carta che con i due Soul Charge ci permettono di arrivare a 5 e quindi fare l'effetto. Sono carte che in DB 0-3 probabilmente salteranno perché cominceremo a Soul Chargeare molto di più senza queste e quindi i Protob aumenteranno. E dopodiché ho deciso di giocare Mabel in 2x. Mabel è particolare, dice che siamo in Final Rush quando supporta Vanguard, Counterblast 1 e guadagna Triple Drive. Guadagna Triple Drive, quindi in premium non può dare il quadruple drive alle Stride. Però comunque avere un Bruce che checka 3, che può checkare la carta chiamata Over Trigger in questo mazzo, sì, in questo gioco di per sé, non è per niente brutto. Quindi io il 2 per di Mabel lo sto giocando, mi sto trovando bene, i counterblast praticamente li lascio solo a lei e a Protob, quindi non ho questi grandi problemi. Andiamo ai gradi 2 e partiamo subito con la Star, con la carta che ha rivoluzionato, che ha reso fortissimo sto mazzo, ovvero il 4 per di Leonard. Leonard non si può non giocare in 4 per, non c'è molto da dire. Quando attacca prende più 5, se siamo in Final Rush quando attacca non attacca una carta ma attacca l'intera colonna. Attacca Vanguard nel supporto, può attaccare due carte in un colpo se invece si muove attaccare retro, eccetera. Ma perché è forte? Perché quando hitta, se siamo in Final Rush, soltaggiamo uno, guardiamo una qualunque carta della nostra anima, la chiamiamo in una retro libera e niente, ci siamo fatti praticamente un attacco in più, un supporto in più, una qualunque carta in più dall'anima solo perché abbiamo colpito. E come ho detto, lui attacca colonna, il che vuol dire che se noi andiamo ad attaccare per esempio due retro, se il suo avversario non le para perché non vuole pararle, bam bam, due volte parte l'effetto, doppio Soul Charge, doppia chiamata. Quindi perché dicevo entra in combo con Protrob, che dicevamo prima, perché lui chiama in retro libere, ricordiamo. Quindi il concetto della combo sarebbe avere un lui supportato da Protob, andare ad attaccare qualcosa, una colonna, eccetera, attivo Protob si spara in anima l'altra front row, noi andiamo a colpire almeno una, andiamo a fare un Soul Charge, chiamiamo qualcosa e abbiamo fatto un attacco in più perché abbiamo liberato l'altra front row. Questo è il concetto del multiattacco che ha Leonard. Però anche già solo senza multiattacco, il poter colpire colonna, il poter mettersi giù di nuovo le carte tipo il cane che abbiamo appena sparato in anima e altre carte, non c'è nulla da dire. Gioco ancora il 2 per di Eden, almeno per ora, perché Eden comunque è rognoso specialmente nei primi turni.
Eden dice che quando attacca, se lo stacco colpisce, counterblast 1 e ritiriamo un retro dallo sbalzario, sia se colpisce Vanguard sia se colpisce retro, quindi possiamo fare anche un doppio wipeout, quindi non è male. E soprattutto dice che quando si sveglia siamo in final rush, prende più 5 di base, siamo in final rush, e quando si sveglia guadagna crit. Quindi quando lo risvegliamo grazie all'effetto di Bruce colpisce già da 10. Sogliamo con l'effetto di Bruce diventa un 15, che supportato da un 8 diventa un 23, che va sopra al normale scudo del nostro avversario. Quindi non è male, non è per nulla male. Ancora il 2% sta, ma ci sta ancora per poco. Cioè, quando uscirà DBT 03, Eden purtroppo scoppierà. Salvo le istruzioni che non sappiamo, banlist, eccetera. Overtrigger. Stranamente giochiamo quello generico. Perché? Perché va meglio. Perché quello di Dark State funziona bene se viene ceccato nei primi turni. Se no, negli ultimi è come se fosse un critico. Siamo a stretta. Ma è utile fin là, ok? Avere un Bruce che picchia peggio è buono, è forte. Però in realtà la forza di questo mazzo sono le retro. Noi andare ad attaccare di retro, attaccare di Vanguard, attivare l'effetto, stendarle due retro e cercare un overtrigger, vuol dire che il nostro avversario ha già dovuto parare tre attacchi e adesso ne becca altri due da fantastigliarli. E quindi io per ora vado del generico, funziona meglio. Come lo sapete, quando lo cercate date più 10 fantastigliardi a due retro, perché già per il suo effetto e poi dà anche lui stesso l'effetto. Dopo 5 6 crit perché picchia, non ha bisogno di front questo mazzo qui, e cioè, calma, giochiamo i crit perché funzionano bene, cioè un mazzo non si giocano, non si può non giocare senza crit praticamente, specialmente in overdrive. Ma poi, come stavo dicendo, non giochiamo front perché ho preferito mettere il 5 per delle pescate. Perché? Perché questo mazzo è molto piece reliant, cioè ha bisogno di quei pezzi, non di alcuni pezzi, proprio di quei pezzi per fare le cose grosse. Ha bisogno di Lenard, ha bisogno di fare Persona Raid, ha bisogno di Margery, ha bisogno di Protop, eccetera. Quindi non ha bisogno, ma soprattutto questo mazzo qua è un mazzo, tra virgolette, rush, quindi è un mazzo che schiama giù il mondo e non abbiamo mano per pararci. Almeno se cerchiamo le draw, ci andiamo a riprendere qualcosa in mano, poi cercare draw in difesa è sempre forte. E quindi ho preferito giocare le draw. E la tarak, quindi 4 cure perché non ci piace perdere. Penso che il solito discorsetto funziona anche qua. Mancano solo 3 carte, sono 3 order. Perché sì, gli order ci stanno, ma soprattutto è uscito l'Hellblast Full Dive in 3 pera. Questa carta in Bruce è manna. Counterblast 1. Scegliamo una carta della nostra mano, peschiamo uno, scegliamo una carta della nostra mano, la chiamiamo in retro e la front row prende più 10. È un front trigger che ci fa pescare, che in realtà è un cycling perché lui va scartato, quindi a counterblast 1. A counterblast 1 e quindi è un sorta di cycling. 10.000 la front, quindi counterblast 1 peschiamo e chiamiamo la retro, quindi i 10.000 riusciamo anche a dargli, vabbè che comunque l'avremmo chiamata. E niente ragazzi, quello è il Blast Full Dive, ci permette di fare le colonnone grosse. Quindi avete capito, Bruce di per sé qual è il concetto di questo mazzo? È attaccare, attaccare, attaccare di colonne grosse, 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 grosse. E sta funzionando. Renard è assurdo in questo mazzo, ma è comunque contro qualunque cosa Renard fa male. E niente, non c'è molto da spiegare su questa decklist. Alla fine è una decklist agra, pesantemente agro con attacchi multipli. Spero quindi che questa decklist vi sia piaciuta e ci vediamo ad un prossimo video.